Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Oggi siamo ragazzi con l'account di M Premier, che saluto e ringrazio per avermi dato anche questa volta l'opportunità di fare un video con il suo account, ragazzi, con il suo super account. E soprattutto oggi andremo a parlare di un eroe che finora non avevo mai provato e mai visto nessun account, anche se alcuni di voi me l'avevano proposto ma ancora non è voluto, quindi ho voluto aspettare che lo evolvessero e adesso è arrivato questo video dove lo andiamo a vedere seconda evoluzione. Allora, intanto andiamo subito negli altari degli eroi. Eccolo qua, ragazzi, Ronin, livello 200. Intanto da dire quanto è figo, cioè già proprio nell'anteprima è pazzesco, è voluto. Uno degli eroi, ragazzi, secondo me più belli del gioco, cioè forse esteticamente l'eroe che mi piace più di tutti, è davvero pazzesco, spero proprio di trovarlo. Con pelle 8 e skill a 10, adesso andremo subito a provare, andiamo a vedere gli attributi: 11.894 di attacco e 169.000 HP. Guardate il danno. Attacco ogni 6, praticamente meno, poco più di mezzo secondo. La velocità d'attacco, davvero un eroe allucinante. Ovviamente la skill, per chi non lo sapesse, causa il 600% di attacco ai nemici di fronte. Cioè, praticamente questo eroe diventa invisibile e inizia a sparare slash, un po' come fa spezzacuori con i razzi. Lui però spara slash mentre è invisibile. Fa malissimo ed è veramente un eroe formidabile. Allora, in questo video, per portare anche questo eroe, intanto andiamo a vedere un po' in che modalità ovviamente se la cava un po' meglio, in quale se la cava un po' peggio, anche se è un eroe pazzesco. Le modalità un pochettino, diciamo, alternative sono l'arena, ma in arena dipende sempre se andiamo a sfruttare una strategia che va nella corsia secondaria o una strategia che va frontale per quanto riguarda l'arena. In arena perduta ovviamente è pazzesco, come in tutti, anche in difesa è prende, ragazzi, vederlo in tutte le modalità è inutile perché è pazzesco da tutte le parti. Ma con questo eroe, ragazzi, ho deciso di fare un team. Allora, ho preso quelli che, diciamo, una formazione che userei in guerra tra gilde se avessi tutti quanti questi eroi. Ho deciso di metterci Golem, Elettrica, Cupido, ovviamente, Ronin, pazzesco, cioè, guarda quanto cazzo è figo, Duca Zucca, Anubis, ragazzi, che davvero da quando lo uso è assolutamente impossibile non metterlo nella squadra, che insieme a Golem fanno una combo per limitare i danni veramente pazzesca. Allora, detto questo, volevo andare a provare in una serie di attacchi per vedere proprio Anubis all'opera e come sarebbe questo team, e poi faremo anche un piccolo esperimento, una formazione che potrei fare io soltanto se trovassi Ronin, in quanto Elettrica non c'è. Quindi andremo a sostituire Elettrica con un altro eroe di quelli che però ho io nel caso. Comunque, andiamo a vedere un po' questi attacchi e soprattutto come se la cava questo Ronin, ragazzi. Intanto, se troviamo un villaggio con eroi, per esempio, non evoluti, eroi facili, mettiamo soltanto lui. Altrimenti schieriamo tutti quanti. Facciamo così. Mettiamo Anubis. Si avvicinano tutti. Facciamo così. Ci ha ingaggiato Aries. Ci ha ingaggiato Aries. Vediamo che succede. Rimane Ronin e Anubis, ragazzi, rimangono Ronin e Anubis perché ci ha preso subito Aries. Vediamo un po', guardate, ragazzi, Ronin. Rimangono solo loro. Guardate qui. Continuano a malpicchiare tutti quanti quelli che sono rimasti. Sono due eroi, ragazzi, che è troppa roba. Rimangono solo loro, continuano a pestare e se ne vanno. Della serie a noi chi ci uccide, ragazzi. Eroi, diciamo, tra virgolette, normali sono morti tutti, ma loro due frega proprio nulla e stanno lì fieri, ragazzi. Mi prendo la libertà con 310.000 gemme di resuscitare al volo questi eroi, che ne sono soltanto 3, 4, 4 morti. Dov'è l'altro? Qui da qualche parte, eccolo. E andiamoci a vedere un altro attacco. Allora, vorrei trovare un attacco con magari Pokevo per mettere solo Ronin. Ecco, me lo sono chiamato, è proprio lui. Con non Evo, ragazzi, solo Ronin, esperimento. Vediamo che cosa combina Ronin con pelle coriacea a 8 da solo. Essendo comunque un damager, cioè ha tantissimo attacco. Vediamo un po' che cosa fa. È invisibile. Si avvicinano tutti, skill a Medusa. Ma guardate, ragazzi, ha shottato tutti con
con i suoi slash, ragazzi, guardate, è formidabile. Vabbè, non erano evoluti, volevo fare questa prova, ma è davvero troppo, troppo figo. Cioè, proprio figo come eroe. Spacca proprio questo Ronin. Allora, mettiamoli qua, come al solito. Anubis e tutti quanti. E un po', ovviamente, qui mi sa che erano Evo 1, quindi proprio shottati all'istante. Perfetto, ragazzi, proprio... Che potenza. Andiamo subito con un altro attacco. Ovviamente non userò le magie perché sono prove come di war, quindi facciamo tutti quanti i villaggi senza usare niente e vediamo come va. Ragazzi, Ronin, cioè, guardate, ha skillato. Oh, si è acceso però zucca nemica, guardate ragazzi, attenzione, guardate. C'era, ho visto la zucca e il teschio nemico andare veramente forte. Ci ha shottato la zucchina. Un po', ma ormai sappiamo già di avere la meglio. Abbiamo troppa roba OP dietro. Cioè, ovviamente zucca è il punto debole. Squishy va giù in fretta, ma serve solo a darci il buff decisivo. Perfetto. Quindi resuscitiamo la zucca e andiamo con un altro attacco, ragazzi. Un altro attacco. Qui abbiamo delle Evo 1. Evo 1, quindi mandiamo come al solito il nostro Anubis, poi mettiamo Elettrica, poi mettiamo Golem e tutti quanti gli altri. Vediamo un po', sono scesi anche due soldatini. Vediamo come va, anche perché questo comunque c'è Michael, che Michael è sempre, si sa Michael. Però si accende più volte Zucca e quindi spolverizziamo tutti. Ok. Aries al posto di Elettrica, perché così... È un team davvero da war. Ok, fatta questa sostituzione, proseguiamo con il prossimo attacco. Vediamo un po'. Oh, qui abbiamo un villaggio competitivo. Formazione da war standard, quindi possiamo provare. Dai, vediamo. L'unico problema è che non abbiamo tentativi, quindi ho la Paola spacca. Però sempre buono per fare dei test. Facciamo così. Ah, beh, le magie non le usiamo. Vediamo un po', nel caso... Stiamo per perdere, lo chiudo, ma a quanto pare non accadrà. Quanto pare non accadrà, vediamo. Vediamo il golem che cura. E... Attenzione però, il totem di Ars... Ah no, proprio Aries. Vediamo un po', sale, muoiono proprio Aries e Zucca. Rimane come al solito in vita golem. E abbiamo preso 3 fiamme con 2 perdite. Ok, direi di andare a fare almeno un altro paio di attacchi. Vediamo un pochettino. Anche qui elettrica. Anche qui c'è zucca. Vediamo, possiamo ingaggiare da vicino. Proviamo, mettiamo come al solito qui. Così distrugge prima questa struttura. Anubis. Poi questa volta ci mandiamo tutti. Attenzione, si accende subito Medusa, ma ci togliamo dalla zona interessata. Vediamo un po' se butta male, quittiamo, se butta male quittiamo, per non farci uccidere troppi eroi, vediamo un po'. Ok, vediamo, ringaggio un'altra volta skill Aries. Ok, dovremmo farcela senza troppi problemi appena arriviamo a elettrica, qui c'è... Tanto un Anubis contro Anubis. Ok, resuscita un'altra volta. Ovviamente non smette mai di resuscitare. Però ogni volta che muore per un attimo si sposta l'engage. Poi noi abbiamo anche su Ronin il pallone Doom. Quindi ecco che resuscita un'altra volta. Ma se n'è andato Ronin, ragazzi, guarda, lì se n'era andato. Ultimo attacco, ragazzi, ultimo attacco. Abbiamo perdite, sì, la zucca, quindi anche ultima resurrezione. Allora, a questo punto mettiamo Anubis qui. Vediamo un po', poi ci mettiamo anche Golem, Ronin. Poi direi di fare così tutti quanti. Vediamo, sono avanzati davvero in fretta.
Allora, possiamo provare, diciamo, il penultimo dungeon esperto, soltanto con lui volevo fare questa prova, come ho fatto anche con Barba Bianca. Allora, lo mettiamo qui. Ovviamente gli potrei cambiare pet per fare questa prova, però vediamo intanto come va così, da solo. Allora, avanza, arrivano i primi draghetti volanti, entra nella base invisibile, tutti si avvicinano, torna invisibile, inizia a shottare tutti gli eroi, si buttano tutti su di lui, torna a essere invisibile, shotta di qua e di là tutti quanti. Forse ragazzi ce la fa, forse ce la fa ragazzi, forse ce l'ha fatta. Eh sì, ce l'ha fatta a finirsi tutto il dungeon da solo. Davvero fortissimo, soprattutto il fatto che non può essere targettato quando è invisibile. Davvero micidiale questa cosa. Mi piace proprio tantissimo, guardate che figo, sembra veramente un orco però in continuazione skill. Davvero, davvero una figata. Che poi c'è da ricordare che questo Ronin ha serie psicoscudo di livello 5, ragazzi, livello 5 che aumenta gli HP del 20% e ogni 4 secondi riceve uno scudo contro gli stati negativi dati dai nemici, ragazzi, quindi davvero... Davvero potentissimo. Ovviamente i talenti per questo eroe possono andare da pelle coriacea a dio della guerra, bastione e anche un altro talento, ragazzi, che, a cui non avrei mai pensato, che andremo a cercare proprio in un prossimo video. Non vi anticipo troppo, ma uscirà subito dopo di questo, sempre riguardante Ronin. Sono due video proprio su questo eroe, di cui questo primo è concluso. Ringrazio M Premier come sempre per avermi dato l'opportunità di fare questo fantastico video. Lo ringrazio tantissimo anche perché è davvero divertente poter provare eroi che non ho e soprattutto con skill talenti che non ho ancora. E quindi è sempre bello e divertente poterlo fare. Quindi un bel like, un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo eroe. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.